Scegli Risparmia Napoletano, il conto deposito della BCC di Napoli. E fai fruttare i tuoi risparmi al 4%. Zero costi di apertura, zero costi di gestione, zero costi di chiusura. 4% annuo lordo per i primi 6 mesi per importi fino a 250.000 euro. Poi lo 0,50% annuo lordo. Per ulteriori informazioni consulta il nostro sito www.bccnapoli.it o vieni a trovarci in una delle nostre filiali. BCC Napoli, una banca solida che reinveste i tuoi risparmi nel tuo territorio. E dopo il crollo di Torre del Greco della Palazzina continuano le operazioni per la messa in sicurezza della zona. Il Premier Giorgio Meloni inaugura il treno ad alta velocità che collegherà la capitale alla città mariana per gli scavi di Pompei. Allarme caldo in Campania, anche oltre i 40 gradi nelle prossime ore fino a mercoledì l'allerta meteo. E parte il ritiro di Di Maio, in verità già è partito da qualche giorno, noi in diretta dal paese del Trentino. Ed eccoci in diretta, sono le ore 14, ben ritrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale. Avete visto dai titoli di anteprima, Torre del Greco. Dopo il crollo della palazzina chiaramente continuano le operazioni per la messa in sicurezza dell'area. Ascoltiamo l'apertura. Risvolti per quanto riguarda il crollo della palazzina sita in via Corso Umberto 61 a Torre del Greco in provincia di Napoli. Anche se non è stato segnalato nessun disperso e non ci sono vittime nel crollo avvenuto nella tarda mattinata di ieri, i vigili del fuoco hanno continuato a lavorare tutta la notte. Le squadre dei pompieri impegnate sul posto hanno ispezionato l'edificio crollato e ora si dovranno stabilire le cause che hanno portato al cedimento. A questo proposito la Procura di Torre Annunziata ha già aperto un'inchiesta. Intanto alle prime luci di questa mattina sono cominciate anche le operazioni di verifiche di messa in sicurezza dei palazzi vicini a quello interessato a crollo. I carabinieri hanno inoltre ascoltato l'amministratore del condominio. Elemento principale che la Procura tiene in considerazione è l'età e le condizioni dell'immobile, mentre dagli archivi è già stata ritrovata una pratica per dissesti statici provocati da infiltrazioni d'acqua nel 2013. La prima persona estratta viva a seguito del crollo è stata una ragazza di 19 anni che abita nello stabile insieme alla mamma. La giovane ha riportato più lesioni ed è stata trasferita all'ospedale del Mare di Napoli, mentre la madre non era in casa al momento del crollo. Politrauma grave e trasporto in ospedale anche per le altre due persone salvate dalle macerie. Sul posto sono intervenute 5 squadre dei vigili del fuoco e le squadre USAR, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie, presenti anche i carabinieri. L'operazione messa a segno dai militari dell'Arma dei Carabinieri in Campania, nella fattispecie nel comune di Acerra, dove un blitz anticamorra ha portato all'arresto di ben 19 soggetti. I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito ad Acerra un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, direzione distrettuale antimafia a carico di 19 persone, quelle delle quali 17 sottoposte alla custodia in carcere, una alla misura degli arresti domiciliari e una alla misura del divieto di dimora. Tutte ritenute gravemente indiziate a vario titolo di reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché di estorsione, detenzione e porto di armi, reati aggravati dal metodo mafioso. In particolare, dall'attività di indagine sarebbe emersa l'esistenza di due organizzazioni criminali camorristiche operanti nel comune di Acerra, unite da un'alleanza ma tra loro distinte, nonché l'esistenza e l'operatività di un'associazione dedita al narcotraffico. Sarebbero inoltre emersi vari episodi estorsivi in danno di imprenditori, nonché la disponibilità di armi. E si parla di lavoro, di linee guida europee. L'Italia pare che sia appunto non conforme proprio in merito a queste linee guida dettate dalla Comunità Europea.
La Commissione europea ritiene che la legislazione italiana non sia conforme alla normativa dell'Unione europea per quanto riguarda il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro e le lavoratrici gestanti. Diverse categorie di magistrati onorari non godono dello status di lavoratore ed è per questo che la Commissione ha inviato al governo italiano il parere motivato sui diritti dei magistrati onorari italiani, invitando a riconoscerli come magistrati europei a tempo indeterminato. Il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, ha espresso soddisfazione stigmatizzando che è giusto rispettare le norme del diritto del lavoro europeo e rimarcando che tutti i governi che si sono succeduti non hanno definito il ruolo di questi lavoratori. Da sempre mi sono fatto interprete e portavoce del disagio di questi 4.700 lavoratori precari ed ancora una volta richiamo il governo italiano per ottemperare ai precetti contenuti nel parere motivato. Bisogna far presto e bene per restituire dignità ai lavoratori al fine di evitare la procedura di infrazione anche sulla magistratura. E novità in tema di trasporti, difatti l'alta velocità sarà presente dalla capitale, quindi da Roma fino a Pompei, per incentivare il turismo e chiaramente anche gli spostamenti da e per gli scavi archeologici. Un mese fa l'annuncio da parte del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, domenica 16 luglio la prima corsa, è stato inaugurato ufficialmente il treno Frecciarossa 1000 Roma-Pompei, realizzato con le Ferrovie dello Stato. Partito dal binario 1 della stazione Termini, a bordo oltre i primi passeggeri c'erano anche giornalisti e autorità. L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane Luigi Ferraris, l'amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, tutti all'interno di un convoglio speciale con immagini di raffigurazioni che si trovano all'interno dell'area archeologica campana. Il collegamento senza cambi da Roma e il sito archeologico sarà effettuato con il Frecciarossa 1000 ogni terza domenica del mese e permetterà ai viaggiatori e turisti di raggiungere Pompei in 1 ora e 47 minuti e di tornare la sera in 2 ore e un quarto. Durante il viaggio i passeggeri potranno conoscere la storia dell'antica Pompei attraverso un video che sarà trasmesso sui monitor di bordo. E sono giornate particolarmente importanti per quanto concerne le alte temperature, l'allerta meteo e quindi oltre i 40 gradi previsti fino alla giornata di mercoledì. Ondata di caldo anomalo in arrivo, la terza settimana di luglio per l'Italia si apre nel segno del caldo africano che continuerà ad avvolgere la penisola da nord a sud e le sue isole maggiori. Nella zona interna della Sardegna sono attesi picchi fino a 47 gradi nella giornata di martedì, ma anche in Sicilia e Puglia che vedranno nei prossimi giorni punte attorno ai 45 gradi. In Campania le temperature potranno superare i 40 gradi, nemmeno di notte si troverà ristoro dal caldo perché si prevedono scarsa ventilazione e tassi di umidità molto bassi. Si tratta di una vera e propria tempesta di calore, la terza di quest'estate rovente per l'Italia. A portarla l'anticiclone africano per metà settimana potrebbe sprigionare il massimo della sua potenza, mettendo a rischio il caldo record di 48 gradi che fu registrato in Sicilia nell'agosto del 2021. Gran caldo che durerà fino a fine luglio, almeno al sud, ma le temperature potrebbero abbassarsi leggermente a nord fra giovedì e venerdì e al centro-sud fra venerdì e sabato, però restano sopra le medie stagionali. Nonostante un maggio e giugno relativamente freschi e piovosi, il 2023 si classifica fino ad ora al terzo posto tra i più caldi mai registrati, ha sottolineato la Coldiretti. Il Ministero della Salute, nel suo decalogo anticaldo, invita ad evitare di uscire nelle ore più calde e proteggere le persone più fragili. E si parla di turismo, difatti ci spostiamo a Baccoli dove vi è stato un record di incassi, vediamo. Baccoli, meta prediletta per il turismo, la vera regina dei Campi Flegrei. I numeri parlano chiaro, sono 300.000 euro i soldi incassati dal comune di Baccoli attraverso le strisce blu nei primi 6 mesi dell'anno 2023. Si tratta di numeri importanti, numeri incredibili che testimoniano come la bellezza del litorale flegreo stia attraendo sempre più turisti. Baccoli ne è la dimostrazione con le proprie spiagge, la zona di Miseno, Miliscola e non solo, che accoglie turisti e che di conseguenza regala uno spettacolo unico. A rendere noti i numeri di questa grande estate, ma soprattutto di questo 2023 pieno di sorprese, ci pensa il sindaco di Baccoli, Giosi Gerardo della Ragione. Saranno soldi spesi per asfaltare le strade, per la segnaletica, per migliorare la vita e la sicurezza dei cittadini.
e dalla cifra finale manca ancora tutta l'estate, oltre che il periodo natalizio. A giugno abbiamo fatto registrare il record di incassi. Bacoli viene visitata da migliaia di persone e di conseguenza non mancano gli spettacoli e soprattutto non mancheranno gli eventi in un anno che deve concludersi a meglio per Bacoli, che vuole consacrare la cittadina Flegrea sempre più meta del turismo e cittadina virtuosa in tutta la Campania. E voltiamo decisamente pagina, parliamo di musica, andiamo a vedere quello che è stato il concerto di Gianni Fiorellino. Spettatori sabato scorso all'ex Basenato di Bagnoli per il concerto Sotto le Stelle di Napoli di Gianni Fiorellino, ennesimo sold out per il cantante e musicista napoletano che si è esibito con la sua band composta da Mariano Barba alla batteria, Pasquale De Angelis al basso, Franco Desira alle tastiere, Valerio Spartere ed Edoardo Taddei alle chitarre. È uno show a grande richiesta, lo dicemmo quando abbiamo aperto la data, appena dopo il Palapartenope, perché c'era un sacco di gente che aveva avuto diciamo che era arrivata un po' in ritardo, no? Sul sold out, e non è riuscita a vedere questo spettacolone che insomma credo di aver messo in scena là. Così è venuta l'idea, l'abbiamo riportato in estate all'aperto, abbiamo beccato una giornata strepitosa e quindi adesso lo voglio far sentire, mi voglio emozionare. Ogni sera è una sera diversa, ogni nota è un'emozione diversa. Questa sera Sotto le Stelle di Napoli, vediamo se andrà tutto bene lo stesso. Pensarci. Emozionante l'inizio della serata con l'esecuzione del celebre brano di Edoardo Bennato, L'isola che non c'è, in omaggio al grande musicista partenopeo originario proprio di Bagnoli, che l'artista dedica a suo padre, Fioravante Fiorellino, il rocker napoletano scomparso nel 2020, soprannominato proprio Peter Pan. Un brano che parla di pace, di un luogo dove non c'è odio né violenza, che Gianni Fiorellino esegue insieme ai piccoli Mattia di 5 anni e Lorenzo Leone di 4 anni, i suoi due figli, accompagnandoli per mano il loro debutto sul palcoscenico. Da questo punto in poi 3.000 cuori si sono uniti al musicista e alla band, cantando all'unisono ogni strofa di circa 28 brani eseguiti in scaletta in questa memorabile serata organizzata da Leone Produzioni in collaborazione con il Teatro Troisi nella grande area del Parco San Laise, dove un tempo sorgeva l'ormai dismessa base militare. E adesso qualche istante dedicato alla pubblicità, poi apriamo la pagina sportiva andando direttamente in collegamento da Di Mauro Folgari, da con Giulio Intemerato, tra poco. Vuoi ristrutturare la tua casa? Allora ci pensa Edilcommercio. Siamo un'azienda leader nel settore edile, progettisti e professionisti seri per realizzare i tuoi sogni. Da noi una vasta gamma di prodotti delle migliori aziende: pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, riscaldamenti, rubinetterie, porte. Perché Edilcommercio, un'azienda in continuo rinnovamento, capace di stupirvi anche nel prezzo. Vieni a scoprire tutte le nostre occasioni e promozioni a Giugliano, nei pressi del centro commerciale Auchan. Per info 081 86 619, www.edilcommercionapoli.com. Edilcommercio, diamo vita alle tue idee. Il peschereccio a Villa Ricca ti aspetta in Corso Europa 163. Piatti che variano col pescato del giorno. Vieni a scoprire la nostra zuppa di cozze e le nostre specialità di mare, preparate dalle mani esperte dello chef Francesco Bosso. Ristorante Il Peschereccio. Come al mare, come a casa. Parziale, sinonimo di qualità e professionalità. Oltre 20.000 metri quadri di esposizione per venire incontro a qualsiasi tipo di esigenza. Fornitura in legno e senza limiti. Basta scelta che comprende anche il mogano e lo zebrato. Affidati alla qualità e punta sul Gruppo Parziale. Vendita all'ingrosso e al dettaglio di semi lavorati, ferramenta, bricolage ed elettrodomestici. Ci trovi in via Giovanni Pascoli, Casoria, via Campana 231 Pozzuoli, via Colonnello Gabriele Pepe 4, via Stradera Poggio Reale 70-71, o sul nostro sito internet www.pagruppo.parziale.it.
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Domizia. La tua nuova università. Ora puoi trovare vicino a te il corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica classe di laurea L12. Sono attivi gli indirizzi Turismo e Territorio, Comunicazione Interculturale. L'SSM Domizia ti porterà nel mondo delle lingue senza confini. Da noi inoltre troverai master di primo livello, certificazioni linguistiche, informatiche e tutor sempre al tuo fianco. Prendi contatti con la segreteria per avere maggiori informazioni. Ed eccoci rientrati, come dicevo anche prima della pubblicità, andiamo in collegamento con Giulio Intemerato direttamente da Di Maro Folgare. Da vediamo un attimino se la regia mi mette in collegamento con Giulio Intemerato, che vedo nel monitor, però ovviamente qualche piccolo intoppo per quanto riguarda il discorso della linea. Ovviamente c'è sempre il bello della diretta, come si suol dire. Però prima di andare in collegamento con Giulio da Di Maro, ascoltiamo quello che hanno detto i tifosi, che Giulio stesso stamattina ha raccolto delle testimonianze. L'ascolteremo chiaramente nel corso della diretta e conto chiaramente di poter avere il collegamento con Giulio quanto prima. Ovviamente per quanto riguarda quelle che sono state le dichiarazioni da parte dei tifosi, c'è grandissimo entusiasmo. Difatti ieri contavano quasi 3.000 napoletani in piazza a Di Maro proprio per stare insieme ai beniamini azzurri. Ovviamente il tifo è alle stelle, tanti sono stati i gruppi che sono arrivati proprio dalla stazione di Maro, addirittura con tamburi e con tanto di trombe per poter festeggiare la propria squadra. Chiaramente con Giulio Intemerato qualche minuto ancora per poter parlare direttamente da Di Maro, però se la regia mi conferma che le Vox sono pronte, cominciamo ad ascoltare appunto quello che vi dicevo poc'anzi, quindi quello che è il parere dei tifosi, che ripeto, morale alle stelle, allestita anche una vera e propria cittadella dei giochi per i bambini per poter intrattenere i più piccoli. Ma vediamo cosa hanno risposto stamattina al microfono di Giulio i tifosi azzurri. Quest'anno grande gioia per questo terzo scudetto. Quest'anno siamo ritornati con una gioia ancora più grande. L'anno scorso c'era più perplessità, un po' di contestazione, c'era meno gente. Invece quest'anno abbiamo notato che c'è più persone, perché ovviamente lo scudetto ha dato più entusiasmo, e speriamo bene anche per quest'anno. Non voglio dire niente, però visto quello che è successo l'anno scorso, incrociamo le dita e speriamo bene. Mi sono innamorato di Napoli perché a guardare le partite da piccolo mi piaceva come giocava, mi piacevano i giocatori e mi sono innamorato di Napoli. Sì, però l'anno scorso era uguale, è andata via mezza squadra quasi, c'erano un po' di preoccupazioni, in realtà il risultato l'abbiamo visto tutti, per cui quest'anno è difficile ripetersi, però i presupposti sono buoni. Di quello che ha fatto il presidente non solo quest'anno ma in tanti anni di gestione è saltato all'aria, è uscito finalmente, era il giusto tempo di aspettare, il momento è arrivato. In casa Napoli, confermato Meret, torna Gollini, insomma, da portiere a portiere. Quanto ci guadagna il Napoli? Ci guadagna tantissimo, perché ha due portieri che possono far benissimo i titolari in grandi squadre in Europa, soprattutto Gollini, che ha dimostrato anche l'anno scorso in quelle poche partite in cui ha giocato di essere un gran portiere, di avere molta personalità tra i pali, anche quando gioca con i piedi. Quindi secondo me avere due portieri come Meret e Gollini, giovani, è importante. Ed ecco che abbiamo in collegamento Giulio Intemerato direttamente da Di Maro. Giulio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Caterina e un saluto a tutti i telespettatori del telegiornale di Campi Flegrei TV. Sì, qui in diretta da Di Maro, dalla piazza dove questa sera ci sarà l'evento, l'incontro della squadra di calcio del Napoli, Mister Garcia, con due calciatori del Napoli che verranno accolti dalla folla qui presente a Di Maro. Tanti tifosi che sono accorsi appunto nella città trentina, in particolar modo durante il weekend, e nella stamattina, tra l'altro, mezza giornata di riposo per gli atleti, per i calciatori azzurri, che riprenderanno gli allenamenti oggi pomeriggio
alle 17. Stamattina invece si sono allenati in disparte, quindi una seduta di recupero. Il rientrante Golini, come sappiamo, riacquistato in pratica dal Napoli, dall'Atalanta, nonché Lozano e Frank Anghissà. Insomma, si sono allenati sul campo qui di Carciato e prenderanno poi parte al gruppone generale quest'oggi alle 17. Tra l'altro, l'invasione azzurra nelle ore precedenti ha messo un po' in difficoltà l'organizzazione per riuscire a contenere tutta la massa di tifosi giunta qui appunto per sostenere i propri beniamini, e proprio in questa circostanza da oggi la capienza dello stadio di Carciato è stata aumentata di 300 posti, quindi saranno circa 2000 gli spettatori che potranno sedere sulle gradinate e assistere agli allenamenti a porte aperte. In tema mercato invece si apre la pista allo Celso, che potrebbe essere finalmente un sogno da realizzare in casa azzurra. Ovviamente questo potrebbe essere comunque vincolato ancora alla possibile partenza del polacco Piotr Zielinski. Stamattina circolava una voce piuttosto calda che lo vedeva ormai fuori dai radar azzurri, ma in direzione Roma sponda biancoceleste, nelle casse del Napoli 20 milioni di euro, un contratto interessante anche per il polacco, che ad ogni modo aveva già smentito nelle ore precedenti il suo possibile passaggio alla squadra di Sarri. Dicevamo appunto dell'argentino Lo Celso, che torna di nuovo in auge come obiettivo di mercato in casa azzurra, ma ovviamente al momento la richiesta del Tottenham è di 25 milioni, mentre il Napoli ne offre solo 15, quindi una forbice di 10 milioni ancora da limare. Ad ogni modo, da domani invece tutto il gruppo dovrebbe finalmente lavorare insieme, e quindi tutti agli ordini di mister Rudy Garcia, che potrà contare sulla rosa a completo e cominciare definitivamente la preparazione qui a Di Maro. Giulio, un commento tecnico diciamo eccellente anche per quanto riguarda il discorso del calciomercato, che ovviamente è il tema caldo del momento, ovvia diciamo questa cosa. Noi ricordiamo che chiaramente tu sei uno dei volti di Tribuna Flegrea, che è famoso come format proprio per dare voce ai tifosi del Napoli. Al di là del ruolo giornalistico di questo momento e di queste giornate di ritiro della squadra azzurra, un commento da tifoso per quanto riguarda la questione Osimhen. Ovviamente si parla di una figura ancora in essere, no, nella squadra del Napoli, poi la possibilità che Osimhen possa non giocare più con noi appunto da tifosi, come dicevo poc'anzi. Tu che cosa ne pensi, che voci girano lì a Di Maro, ma soprattutto qualora Osimhen non dovesse restare a Napoli, tu come la vedi? Allora, la mia considerazione è che Osimhen non si muoverà da Napoli, appunto è anche circolata una fake news nella misura che vi fosse la possibilità da parte dell'agente del nigeriano di lasciare Napoli, ma ovviamente è stata annoverata tra le fake news. Ad ogni modo, da tifoso ti dico che a mio parere Osimhen non si muoverà assolutamente da Napoli. C'è un patto comunque con la piazza, con i tifosi e con la società, che prevede appunto la possibilità e la realizzazione di un altro anno di partecipazione, quindi un altro anno con la casacca del Napoli, così come per Kvaratskhelia. Entrambi non si muoveranno da Napoli, quindi su questo penso che noi tifosi azzurri possiamo veramente dormire sogni tranquilli, sereni, sogni azzurri. Diversamente, come sappiamo, Kim, al di là delle banche aperte, chiuse, bonifici, partiti, non partiti, insomma, sappiamo benissimo che è già abbondantemente un ex calciatore azzurro. Quindi i progetti del Napoli saranno quelli ora di andare a sostituire il centrale difensore del Napoli, il coreano, insomma, il gigante coreano. Però ripeto, ciò ad ogni modo
da tifoso resto ottimista nella misura che questa è una squadra che nel suo totale, nel suo collettivo, ha fatto vedere grandissime cose nel campionato scorso, ha dato da lezione a tante squadre in Italia e all'estero e soprattutto ha smentito tutte le dicerie, tutte le cattive voci che nell'estate scorsa qui a Di Maro e soprattutto a Castel di Sangro c'era tanta tensione, tanto nervosismo, e i fatti hanno dimostrato il contrario, quanto il Napoli costruito da De Laurentiis fosse davvero vincente. Qui diciamo che quello che ha scritto lo stesso Osimhen, tornando chiaramente al Bomber, via social riguardo alla sua presenza ancora per una nuova stagione, quanto asserito anche da Garcia in una delle ultime conferenze stampa che ha tenuto, quindi sottolineando ancora la presenza del campione, diciamo che dovrebbe, noi parliamo sempre del condizionale fino a quando non c'è certezza matematica, dovrebbe essere ancora presente in squadra. Sì, esatto, insomma, quindi assolutamente da parte mia non nutro alcun dubbio che Osimhen continui ad essere il giocatore del Napoli e che voglia ancora dimostrare la sua voglia, il suo attaccamento a questa piazza che l'ha fatto diventare il grande giocatore che ovviamente tutto il mondo sta conoscendo. Giulio, io ti ringrazio, ricordiamo che ci ritroviamo nuovamente nell'edizione della sera, quindi alle 19.45, avremo chiaramente una presenza costante all'interno del format dedicato proprio al ritiro del Napoli, che ricordiamo essere diviso in due tranche, Giulio, questa adesso con Di Maro, con la conduzione di Taisi Araio, e poi chiaramente la parte dedicata a Castel di Sangro che vedrà la conduzione di Gaetano Scotto. Insomma, ne abbiamo tanto di cui parlare, ci ritroviamo alla prossima edizione e poi domani mattina saremo insieme io e te per commentare quella che sarà poi la giornata intorno a mezzogiorno. Grazie Giulio. Grazie Caterina, un abbraccio a te e buon lavoro. Grazie ancora a Giulio Intemerato direttamente da Di Maro Folgale. Andiamo a vedere adesso invece la presentazione del nuovo DS Meluso, ascoltiamo. Se non riesce ad essere ripristinato il servizio lo manderemo nelle ore 19.45, quindi cambiamo categoria, andiamo a vedere categorie minori, parliamo della Puttolana 1902, Gaetano Scotto. Si infiamma il mercato nel campionato di eccellenza, la Puttolana si muove e ufficializza i primi acquisti. Il botto di mercato è sicuramente rappresentato da Umberto Prisco, bomber ex San Marzano, che è stato ufficializzato sui canali social della società Flegrea 24 ore dopo il turno del ritorno in Granata di Vincenzo Pontillo, centrocampista che lo scorso anno ha vestito la maglia dell'Albanova e che soli due anni fa ha vinto il campionato con la Palmese dopo aver stazionato a Pozzuoli nei primi mesi della propria esperienza nella stagione 2021-2022. Oggi invece è stato ufficializzato Ciro Amelio, un ritorno, una conferma, tre anni in Granata, e quindi per lui si tratta di una stagione fondamentale affinché possa riportare a Pozzuoli la Serie D. Potrebbe essere lui il capitano? Chissà, vedremo nelle prossime settimane con Fabrizio Guarracino che si è accasato al Pompei e di conseguenza lascia vacante il posto come capitano della squadra. Un mercato che si infiamma e che potrebbe portare novità già nei prossimi giorni con nuovi acquisti da ufficializzare ed una società che si sta muovendo per garantire a mister De Michele una squadra assolutamente di livello e che possa puntare al salto di categoria. E adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo che, come abbiamo visto anche dal servizio dal Nunna nel corso di questa edizione, fino a mercoledì previste delle punte di caldo sopra i 40. Il meteo è offerto da Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In serata, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni.
Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Il meteo è stato offerto da Big Food, è il cash and carry più dinamico dell'area Flegrea, specialista in convenienza, qualità, assortimento e servizio. Big Food è a Pozzuoli, in via provinciale Pianura numero 8. Big Food Cash and Carry, il tuo partner di fiducia. Onoranze funebri, principe. Una scelta nel pieno rispetto del vostro dolore. MEPA Alimentari SRL, azienda leader nel settore alimentari. Una tradizione che si tramanda da padre in figlio. Serietà, professionalità e cortesia fanno da cornice a più di 8.000 referenze. Tra prodotti alimentari, alimentari all'ingrosso, prodotti per panifici, tarallifici, pizzerie, pasticcerie, caffetterie e gelaterie. La MEPA Alimentari SRL distribuisce i suoi prodotti avvalendosi di validi collaboratori e un intero parco di autoveicoli dotati di ogni comfort per la conservazione e il trasporto dei prodotti in totale sicurezza. MEPA Alimentari SRL è a Pozzuoli, in strada provinciale per Pianura 11, telefono 081 726 1530 081 866 6155, email ordini@mepaalimentari.com. Azienda specializzata nel recupero e commercio di rottami, ferrosi e metalli. Puoi affidarti a noi per il trattamento dei rifiuti pericolosi come ad esempio batterie al piombo esauste, il tutto in totale sicurezza e nel rispetto delle norme ambientali. Dal ritiro del legno, carta, cartone, plastica fino all'imballaggio di questi ultimi con macchinari appositi, non dovrai preoccuparti di nulla. Cosa aspetti? Rispetta l'ambiente, punta alla qualità del servizio, scegli Chiarofer. Ed è terminata anche questa edizione del nostro telegiornale 19.45, prossimo appuntamento, non perdete invece l'appuntamento di questa sera con la trasmissione dedicata interamente al ritiro del Napoli a Di Mauro Folgata. Scegli Risparmia Napoletano, il conto deposito della BCC di Napoli. E fai fruttare i tuoi risparmi al 4%.
Zero costi di apertura, zero costi di gestione, zero costi di chiusura. 4% annuo lordo per i primi 6 mesi per importi fino a 250.000 euro. Poi lo 0,50% annuo lordo. Per ulteriori informazioni consulta il nostro sito www.bccnapoli.it o vieni a trovarci in una delle nostre filiali. BCC Napoli, una banca solida che reinveste i tuoi risparmi nel tuo territorio.